Per la prima volta il capoluogo di regione è scelto come sede del congresso che riunisce specialisti di spessore. Si parlerà di allergie dell'età pediatrica, 100 specialisti di Abruzzo e Lazio si confronteranno su nuove terapie e questo perché il 30% dei bambini soffre delle patologie su cui il servizio allergologia della pediatria del San Salvatore è impegnato con prevenzione e cure, 1100 le prestazioni ambulatoriali l'anno, con utenza che arriva anche da fuori regione. Lo scenario sarà la dimora del Baco, sabato prossimo 22 settembre dalle 8.30 sino alle 17. Ci saranno nomi di spessore della disciplina italiana a partire da Marzia Du, della Sapienza di Roma, presidente della SIAP, Società Italiana di Immunologia e Allergia Pediatrica. Il congresso, dal titolo Aggiornamenti in Allergologia Pediatrica, che darà all'Aquila un'importante ribalta nel dibattito medico-scientifico sulle specifiche tematiche, è stato promosso dalla coordinatrice abruzzese della SIAP, Cecilia Fabiano, e dal professor Alberto Verrotti, direttore del reparto pediatria dell'ospedale dell'Aquila. La scelta dei vertici nazionali di tenere il congresso nel capoluogo è un riconoscimento della professionalità acquisita negli anni dal servizio di allergologia pediatrica del San Salvatore, anche al di fuori dei confini provinciali e regionali. Le patologie con la più alta incidenza, oggi hanno dichiarato il professor Verrotti e la dottoressa Fabiano, sono quelle alimentari, ma in generale tutte necessitano di un'adeguata prevenzione di terapie che sono in continua evoluzione e che richiedono dunque da parte dello specialista un aggiornamento costante.